niente! Una moto, ma non figliano! Ipotesi fatte fin da stamane erano in sostanza tre, cioè scoppio di bombole, scoppio della caldaia della centrale termica che è sotto la seconda classe, esatto, della ferrovia. C'era il rifiuto psicologico di accettare l'idea dell'attentato, perché Bologna è stata sempre una città abbastanza tranquilla, dove la gente è vissuta tranquilla e di questi casi. Io sono sopravvissuta. I miei genitori saprebbero forse spiegare cosa ha significato. Io sono stata fortunata, mi dicono. Credo di esserlo stata. Ed è così che posso dire di avere una dipendenza. Una dipendenza al bisogno di aiuto. Perché dovresti fare appello alle certezze e alle sicurezze che ognuno ha dentro di sé, ma che io non ho più. Oggi in questa testimonianza scelgo di non apparire, perché allora non ho potuto scegliere, mio malgrado, di diventare il simbolo di una strage di così grande portata. E ogni volta che mi rivedo, rivivo la mia paura, il mio sconcerto. Io vorrei poter voltare pagina e trovare la serenità e le certezze che avevo prima di rimanere sepolto in quel cumulo di macerie, ma per questo ci vorrebbe anche che chi ha ideato e compiuto la strage si assuma le proprie responsabilità.